come si sta preparando Cesenatico e i commercianti, soprattutto la prossima stagione balneare? Cesenatico sta muovendosi in maniera per l'apertura, però in questo momento stiamo aspettando di vedere il guaio che ha combinato la neve, se ci sono dei possibili danni, ma chiaramente noi ci stiamo preparando e avremo alla fine del mese di marzo, avremo diciamo la festa di apertura, che è la festa del pesce azzurro, che sarà il 30, il 31 e il 1 di aprile, la festa del pesce azzurro che coinvolge un po' tutta la città e il centro storico. Ecco, altre iniziative? Cioè, al momento ci sono tante altre iniziative che sono, diciamo, la Notte Rosa, sembra anche la Notte Gialla in omaggio a Pantani, perché abbiamo l'assessore Savini che è molto vicino alla famiglia di Pantani, quindi mi fa piacere perché è una cosa molto 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 importante. Ecco, ricevere turisti e stare in competizione con altre località balneari, in che modo Cesenatico diventa competitiva? Ma Cesenatico secondo me dovrebbe, non è che lo faccia poi sempre, dovrebbe rimanere competitiva, perché dovrebbe offrire al turista, specialmente al turista straniero, dovrebbe offrire qualche cosa di tradizionale e non la modernità della distribuzione, specialmente nei negozi. Dovrebbe essere più tipico e più, diciamo, caratterizzarsi in questa maniera.